Ragazzi, amici di YouTube, oggi vi porto il primo episodio di Breaking Point. C'è anche provato a fermarli. Vediamo come inizia l'avventura Breaking Point con il grande personaggio. Ho ricevuto un messaggio da Christian Horner. Ti tendono d'occhio. Attenzione, Horner, qua ho iniziato la vita in Alfa Romeo. Molto bello, è stato F1 2020. Io mi ritiro. Perché non ha funzionato fra voi due? Prende più soldi di me. Cosa? C'è il riassunto, vi porto magari il primo episodio oggi di Breaking Point. Da quando sei arrivato, c'è sempre stato un uomo che ci ha allontanato. Voglio che arriviamo quarti. Voglio battere Butler. Butler! Ackerman e Butler! I grandi personaggi! Alfa Tauri contro... Molto bello questo episodio. Hai visto l'incidente? Poi continueremo anche la gara in Austria con Pepino Audace. Ma intanto guardiamoci il primo episodio di Racing Point. E c'è subito il Gran Premio di Miami. Vediamo. Senti, ad aver portato in Formula 1 una nuova scuderia. Beh, la prima volta che vedi l'auto, è la tua auto. Con la livrea, con il tuo stemma, con il tuo nome. In gara al fianco di Ferrari, McLaren, Mercedes. È qualcosa di indescrivibile. Sembra proprio un sogno che diventa realtà. Non sai quanto. Quando hai iniziato a capire dove sarebbe arrivata la Connersport? E c'è questo nuovo team, la Connersport. Fin dall'inizio noi sapevamo della rivalità tra i nostri piloti. Era un rischio calcolato. Vediamo stasera se vi porto anche il primo episodio di allenatore Fabio Pistono con il Torino Calcio. Siamo al vivo del Gran Premio di Miami. La gara è bellissima e ancora apertissima. Stiamo assistendo a uno spettacolo fantastico, soprattutto grazie a Dayden Jackson. Mai vista la Connersport girare questi ritmi in gara. Devono ancora dimostrare tantissimo, ma oggi potrebbe essere davvero la giornata di Jackson. Stai andando bene, Aiden. Coraggio, proviamo a ridurre il distacco dall'auto davanti. E allora ci siamo! Ricevuto. Ci siamo, ragazzi, il primo episodio di Breaking Point. Siamo in Formula 1, tra l'altro. Andiamo, ci abbiamo Yuki. Yuki però qua ci va avanti. Abbiamo subito la Connersport, un nuovo... ragazzi, i freni sono terribilmente strani. Devo rivedere un attimo perché... ragazzi, un po' inguidabile sta macchina. È inguidabile. Stai andando bene, Aiden. Coraggio, proviamo a ridurre il distacco dall'auto davanti. Ricevuto. Per un attimo la guidabilità.
Ho cambiato delle impostazioni, ho dovuto risettarle. Stai andando bene, Aiden. Coraggio, proviamo a ridurre il distacco dall'auto davanti. Ricevuto. Ok, molto meglio. Cambiare delle impostazioni. Abbiamo Schumacher e Fernando Alonso davanti. Tra l'altro Alonso ancora in Alpine. Alonso ancora in Alpine, ragazzi. Ancora passato. Subito una bella gara. Andiamo Lando Norris. Ah, attenzione, attenzione, Muratti. Norris e Bottas. Proviamoci, proviamoci. Per Jackson. Molto veloce la macchina. Si sta fermando per il pit stop. Cazzo, non devo puntare addosso. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 5,2 secondi. Ah, bella gara! Abbiamo già Gasly. Lewis Hamilton. Abbiamo Perez, Russell. La mossa, ben fatto.
Jackson, giro veloce. Fatemi sapere anche nei commenti se preferite Peppino Audace o Breaking Point. Porterò un po' tutto il mondo Formula 1, carriera con Fabio Pistono, con il toro di Ale Bongiorno. C'è Checo Perez. So Russell. No Sainz. Ma Sainz è bello lontano. Bello lontano. Ok, sei a un secondo dalla vettura davanti. Tieni pronto il DRS per provare il sorpasso. Mamma mia, sorpassato anche George, il nostro compagno Peppino Audace. Stappen. Questo è il distacco dall'auto di fronte, 7,3 secondi. Siamo ai primi tre, sono abbastanza lontani. Attenzione. Attenzione, attenzione. Perdo potenza, cosa sta succedendo? Ricevuto, stiamo indagando. Mi è passato anche da Bottas. Per favore, ferma la macchina, ferma la macchina. No, stai scherzando! Scusa, Aiden. Era Aiden che era primo. Andiamo, ma è ridicolo! Che delusione tremenda per Jackson. A pochi giri. Jackson è fuori dal Gran Premio di Miami. L'affidabilità sta diventando un problema costante per la Cognersport. Deve essere molto frustrante per i piloti. Già oggi per la Cognersport di Aiden Jackson, niente bandiera a scacchi. Che delusione. Storia diversa per il suo compagno. Il ritiro di Jackson regala a Devon Butler la chance di portare a casa qualche punto per la Cognersport. Aiden è fuori? Sì, problemi al motore, temo. Per fortuna ci sono io. Ok, va bene, Devon. È il solito Butler, ragazzi, assurdo. Tra l'altro la Cognersport è sua, quindi è assurdo. Attenzione, perché c'è il dilemma adesso tra Jackson e Butler. C'è sempre qualcosa che non va. Non hai visto cos'è successo in pista? Aiden, guarda che sono completamente d'accordo con te. Ti assicuro che stiamo provando a fare il massimo. Lo so che l'auto non è perfetta, ma... Andreo, ogni gara è così. Che figura ci faccio a uscire in questo modo? Toc, toc. Che bella arietta si respira qui dentro. Cosa mi sono perso? Non ora, Devon. Io e Aiden stavamo parlando dei problemi della macchina.
Oh, di nuovo? Pensavo fosse tutto a posto. Strano, a me oggi è filato tutto liscio. Come si dice, un operaio incapace dà sempre la colpa agli attrezzi. Dai, amico, lo sai che se vuoi puoi sempre dare un'occhiata al mio assetto. Te l'ho detto, magari è d'aiuto. Te l'ho già detto. Non è un problema di assetto. Il problema è... Jackson, è stato quello il problema nel 2022. Lo sanno tutti. Alla fine del 2021, tutti pensavano che Aiden stesse per firmare con uno dei tre top team. Ma non hanno trovato un accordo e così siamo finiti in Connersport. E pensi abbia influito su Aiden? Non è certo un segreto. Nella stagione 2022, Jackson è stato un incubo. Ah, devo dire, è molto entusiasmante la cosa. È la cosa della Connersport. Qua abbiamo un po' di tutto. Reputazione, social, media. Attenzione perché c'è una chiamata. Volevo aggiornarti sul problema in gara. I meccanici ci hanno inviato i dati della telemetria. Grazie, ma temo che non mi diranno nulla di nuovo. Fallo per me, ok? Dai un'occhiata e fammi sapere se c'è qualcosa che ti salta all'occhio. Vorrei trovare una soluzione in modo che non ti ricapiti più. Certo, grazie Mario. Non devi ringraziarmi, Aiden. Ricorda le mie parole quando entrasti a far parte della squadra. Non ti deluderò. Ackerman non me lo perdonerebbe mai. Tipico di Casper. Sai che mi disse la stessa cosa? È solo un periodo complicato. I problemi all'auto e devo sempre pronto a ficcare il naso. C'è tanto lavoro da fare, lo so. Ma siamo una squadra, ce la faremo. Parlerò con Devon. Gli dirò di darti un po' di tregua. Sia in pista che fuori, ok? Beh, buona fortuna. Ti servirà. Allora, andiamo al prossimo capitolo. Ci facciamo oggi due capitoli. E poi continuiamo anche con questi episodi. Ehi, capo. Ce li hai un paio di minuti? Proviamo. Ah, c'è il Canada. Al Canada abbiamo vinto. È stata una gara bellissima. Ragazzi, seguitela. Lasciate like perché è stata una gara da cardiopalma ieri. Sarebbe stato più corretto se Jackson l'avesse lasciato passare. Non gli sta dando spazio. È il solito problema tra questi due. Tra Butler e Jackson. Percorrono il rettilineo che porta verso la chicane. Molto bello il commento di Vanzini. Non c'è niente che li separi e affrontano la chicane. Jackson si difende ma vanno entrambi fuori e Butler finisce sul cordolo. Che disastro! Credo che una delle loro vetture sia danneggiata, Carlo. Penso sia Butler. Hanno riportato danni e anche perso posizioni, Davide. Incredibile, oltre che del tutto inutile. Un'auto danneggiata e diverse posizioni da recuperare. La gara si fa in salita. Che è successo? Ma cosa pensava di fare? Ne parleremo poi durante la riunione, Aiden. Per ora tu cerca solamente di recuperare posizione. Siamo 17esimi, ragazzi. Ho superato Schumacher, ma...
manovra irregolare, cedi la posizione o riceverai una penalità. Siamo quindicesimi. Stacco dall'auto davanti, 1,6 secondi. Obiettivo 13° posto, ma vediamo cosa riusciamo a fare. Aiuto! Ben fatto, hai conquistato una posizione. Dodicesimo. Proviamoci, proviamo. Abbastanza veloce la macchina con sport. Poi i piloti. Vediamo almeno di arrivare in zona punti. Almeno decimo. Hai raggiunto l'undicesima posizione. Piano, almeno di prendere Lance Stroll. Dal pilota davanti a te diminuisce al ritmo di un paio di secondi a giro. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 12,7 secondi. Abbiamo Butler dietro. Molto bene, molto bene. Bandiera gialla. Ok, via libera. Siamo Gasly. Devi rallentare. Ah, porco due. Qua con stessa cosa che succedeva fino audace ieri. Sfiga. Prendere Gasly. Foga di prendere Gasly. Il
adesso abbiamo Valtteri Bottas su Alfa. Stiamo andando fortini. Una race molto importante. Cerchiamo almeno di arrivare quarti. Valtteri, Valtteri. Abbiamo carburante a sufficienza per altri tre giri. Siamo Yuki, poi Alonso, quinto. Siamo alla Connesport. Splendido, bella mossa. Andiamo Alonso Russell. Ok, il distacco è 3,8 secondi. Stai creando un buon vantaggio sulla vettura che ti segue, gli rifili qualche secondo a giro. Secondo me Alonso possiamo prenderlo. Ma Alonso si può prendere a un giro della fine. Attenzione, siamo lì, eh. Siamo lì. Per prenderci il quarto posto. Che oro qua in Canada. Possiamo provare anche qualcosa in più. Ultimo giro. Abbastanza carburante per un solo giro. Ah, sfiga ragazzi, sfiga, perché quella stramaledetta curva. Ma arrivare quinti dopo Alonso lo prendiamo. Russell, proviamo. Anche Russell preso. Siamo in super zona punti. La Connesport. Ah,
Mamma mia. Ok, prendi la gomma e portala. Che gara! Che gara di Aiden Jackson! Ma i primi due episodi importanti. Vince Sainz su Ferrari. Hanno corso ruota a ruota senza darsi spazio, fino al contatto. È stato divertente, ovviamente, ma per i motivi sbagliati. Sì, è stata una bella gara anche per Aiden Jackson, che ha rimontato e può godersi un ottimo risultato. È riuscito a riprendersi, ma secondo me la colpa è sua. Butler subisce danni, Jackson la passa liscia, ma alla fine è la squadra a soffrire. Beh, hanno avuto così tanti problemi in questa stagione che la Connersport sarà probabilmente contenta di aver portato una macchina al traguardo. I trionfatori di oggi. E attenzione al post gara. Andiamo a vedere. Andiamo anche ai social. Aiden, volevo dirti che abbiamo posticipato la riunione di 30 minuti. Ok, grazie per avermi avvisato. Senti, già che ci siamo, quello che è successo in gara oggi... Non è stata colpa mia. Devon pensa di essere da solo in pista. Non voglio soffermarmici troppo in riunione, ma questo non è il modo di lavorare a squadra, lo sai. Lo so, Becky. No, non mi interessa. Abbiamo già abbastanza problemi. Qualsiasi cosa sia successa tra voi due in passato, ho bisogno che la mettiate da parte. Va bene. Non voglio doverti parlare in questo modo, Aiden. E dirò le stesse cose anche a Devon. Basta così. Ok. Ci vediamo in riunione. Il problema è che questi due si continuano palesemente a stuzzicare. Vabbè, ragazzi, concludo qua questi episodi. Ci vediamo per altri due capitoli. Bella a tutti con Peppino Audace. E ci vediamo per i prossimi episodi.